per il solo fatto che io abitavo dietro quello steccato di legno in un cantiere in costruzione. Nella baracca c'è chi con la buccia sotto il naso ti ha già etichettato. Eri l'unico in una scuola senza il campione del fiocco, ti senti diverso. Io non osavo dire che abitavo in quella baracca, dicevo che abitavo in un palazzo. Peccato che uno mi faccia, Vittorio, tu l'hai visto? Pazienza, pazienza, gli ho detto. Mi raccomando, signora Frumese, suo figlio venga con il grembiule e il fiocco, più preoccupati della forma che della grande sostanza. Però la tua difficoltà, la ferita l'ha senti dentro. Dopo 20 giorni di scuola, questa maestra arriva nervosa e i miei compagni, in fondo, si sono messi a ridere, a scherzare, bambini, prima elementare, dopo 20 giorni di scuola. Lei non se l'è presa con loro, se l'è presa con la persona più vulnerabile, più visibile, primo banco me l'ha messo, che ero io. Io devo avergli fatto un gesto, perché uso molto le mani, e lei mi scappa un'espressione nei miei riguardi. Ma che cosa vuoi tu, Montanaro? L'ha detto in senso negativo. A me. Che mi dica che cosa vuoi tu, Montanaro? Io sono nato sulle Dolomiti, a piedi di Cadore, cime del Lavaredo, patrimonio dell'umanità. Sei un bambino, capisci? Ma attenzione, una storia che voi incontrate nei vostri gruppi e sentire questo giudizio e questa risata di bambini, io non ci ho più visto. C'erano i vecchi banchi di una volta, quei calamari incastrati dentro. Gliel'ho tirato. Disgrazia Giulia è che l'ho colpita in piedi. No. In prima elementare, dopo 20 giorni, è espulso da scuola. Sai, mamma, che è successo oggi a scuola? Dimmi, Cicci. Oggi a scuola è successo che il nostro compagno ha tirato il calamaio alla maestra. Povera maestra. Povero vestito della maestra. Come si chiama il tuo compagno? Ciotti. Guai se ti vedo con quel compagno. Ragazzi, ho dovuto cambiare scuola. Sono diventato il compagno cattivo.